vero? Quanti anni ha? 20? Ne dimostra 15. Vuole un bicchiere d'acqua? Del vino di Mendoza! Cioè del mate! Lei lo beve il mate? Enrichetta le ha detto le nostre condizioni, vero? Siamo disposte a rilasciare interviste, ma non vogliamo far sapere dove ci troviamo. Enrichetta gliel'ha detto, vero? E niente foto, mi raccomando. Se vuole può pubblicare quella di 20 anni fa, quella del matrimonio, ma niente foto di oggi, capito? Se pubblica sulla sua rivista il nostro indirizzo, giuro che vengo a Buenos Aires e se la strozzo con le mie mani. Pico de puta! Lo vuole un bicchiere d'acqua? Oggi fa molto caldo. Si sieda! A che ore c'è la corriera per Miranda? Beh, farà in tempo. In un'ora le racconteremo tutto. Ha portato i soldi? Bene, metta lì la busta. Ha fame? Abbiamo fatto il matambre, ne vuole un po'? L'insalata è del nostro orto! Non perdiamo tempo, prenda il taccuino e scriva. Mi chiamo Maria Loriga, ma il mio vero nome è Elisa Sanchez Loriga. Sono nata alla Corugna alle 7 del mattino dell'8 settembre del 1862. 1862, ha capito? Figlia legittima di Manuel Sanchez e Maria Loriga, sono stata battezzata il 9 di settembre. Io mi chiamo Carmen Gracia, ma il mio vero nome è Marcela Gracia Ibeas. Gracia, non Garcia, Gracia, come Gracia plena Dominus Tecum. Lei va a messa, vero? Oh no? Che strano. Mi sembrava un preciso. E sono stata battezzata il 27 giugno del 1867. 1867, ha capito? Siccome ero figlia illegittima, mi hanno spedito subito in orfanotrofio. Sono stata riconosciuta dai miei genitori solo 10 anni dopo, quando hanno deciso di sposarsi. Sì, ma questo non gli interessa, perché deve scrivere un libro su di noi. Vero, ma è solo un'intervista, eh? Perché se deve scrivere un libro su di noi... Quando ci siamo conosciute io avevo 23 anni e Marcela 17. Non è vero, 18? È vero, 18. La nostra amicizia è nata subito, fin dal primo momento, quando Marcela è arrivata nel cortile della scuola con i vestiti bagnati di pioggia. Marcella, sei spaurita? Vieni in camera mia, ti do una mia camicia asciutta. Non importa, grazie, sto bene così. No, cambiati la camicia o ti ammalerai. Dell'amore. È proibito. Ma no, in amore e poesia niente. È proibito. Leggi. È gelo che brucia, è fuoco gelato, è ferita che duole, che non si sente. È un bel sogno reale e presente. È breve riposo, già affaticato, un malinteso, ben ragionato. Vile e codardo dal nome valente, solo cammina in mezzo alla gente, ignora amore per essere amato. È libertà che già imprigionata il paradosso evade cercando. Infermità che peggiora curata, piccolo spazio, abisso profondo. La nostra amicizia, appena nata, gira e rivolta all'amore del mondo. Sì. L'hai scritto tu? No. Era un sonetto di Francisco de Quevedo. Che significa esattamente? Ma come? Non hai capito? Più o meno. L'amore non lo si può imprigionare, non lo si può fermare. L'amore gira e rivolta l'amore del mondo. Quando sembra fermarsi è già in cammino l'amore. Quando muore è già risorto. Il paradiso evade,
cercando. Ho capito. Marcella. Io mi sento il sangue smosso e mi sembra di capire che anche il tuo è così. Che dici? Stai zitta. Tu sei la vita mia. Ti fare sentire. Andiamo da un'altra parte. Che dici? Vieni. Sei pazza. Io ho voglia di abbracciarti subito adesso. Ti prego. Andiamo al fiume, sulla spiaggia. A quest'ora è deserta, non c'è nessuno. No, no, non dire niente. Io ti aspetto lì tutta la notte. Tutta la notte? Sì, ti aspetto lì un giorno. Un giorno. Un mese. Un anno. Io mi lascio morire lì fino a quando non ti vedrò arrivare. Elisa, dove sei? Elisa! Marcella! Dio, come sei bella! Tu sei come io vorrei essere. Cosa dici? Tu sei bella, io... Che vuoi da me? Sono stata accanto, lontana dai rumori. Tu sei la mia fidanzata. Chi te l'ha detto? Te lo dico io. Ma perché? Non è possibile, io sono una femmina come te. Facciamo un patto. Tutto quello che vuoi. Facciamo che questa storia non la raccontiamo mai a nessuno. Sarà il nostro segreto. Male parola, che non ci lasciamo più. Male parola. Adesso tu appartieni a me e io a te, per sempre. Però siamo due femmine. Però ci desideriamo. E tutto il resto non conta. Elisa, sì. Ho paura che ci siamo prese una malattia brutta. E allora speriamo di non guarire mai. Ci baciamo e ridiamo dentro il buio con la notte che ci casca addosso. Schiacciare contro la notte che ci culla e ci perdona. Mamma, vedessi la mia nuova amica e simpatica, ci vogliamo bene. L'ho conosciuta a scuola, si chiama Elisa, è la nipote della direttrice. Non è più una studentessa. Si è già diplomata a 23 anni, però non fa ancora la maestra. La zia, la direttrice, l'ha fatta impiegare nell'amministrazione della scuola. Quando Elisa non si occupa di amministrazione, legge romanzi e poesie. Poesie? Sì, papà, poesie. Accanto al suo letto in camera c'è un armadio pieno di libri. Io non ho mai letto le poesie. Francisco de Quevedo. Francisco de che? De Quevedo. Che male c'è a leggere le poesie, papà? La lettura di certi libri per una ragazza può essere molto pericolosa. Ascolta tua madre! Marcella, le donne devono occuparsi solo delle cose essenziali, della casa, dei figli. E se sono maestre devono insegnare ai bambini a scuola. Però poi, quando sono a casa, devono essere madri servizievoli, mogli affettuose. E se non vogliono farlo, c'è sempre il convento. Signorina Elisa! Lei non è gradita qui. Da oggi non verrà più a trovare mia figlia. Ma perché? Cosa ho fatto? La sua presenza è dannosa per Marcella. Sparisca per sempre! Poi non la fecero più venire a scuola e dopo una settimana d'assenza io andai da lei, ma suo padre mi impedì di vederla. Le avevo detto di non farsi più vedere! Cosa avete fatto a Marcella? Se ne vada! Marcella domani parte per Madrid. Andrà a studiare lì, in collegio. Perché le fate questo? Voi siete i suoi genitori! Perché ci fate questo? Perché ci fate questo? Quando Marcella tornerà da Madrid, deciderà se entrare in convento o diventare maestra. Sua amica, mai!
Ma sua amica mai. Quando tornai alla Corugna, dopo 4 mesi di collegio a Madrid, Elisa non c'era più. Sua zia, la direttrice, mi disse che s'era trasferita. Ero diventata di ruolo nella scuola di Cuso. Qualcuno la informò che ero tornata. Finalmente! Sei tornata! Non possiamo restare qui insieme alla Corugna. I miei genitori non lo permetterebbero. Però possiamo trasferirci? Sì, sì. Tu nella scuola di Cuso? Sì. Io nella scuola di Traba. Nello stesso municipio, quasi insieme. Avevamo pochi soldi, pochi libri, ancora meno amici. Sì, ma molti nemici. Chi sono quelle due ragazze che vivono lì nel casale vicino al ponte? Una si chiama Elisa, l'altra Marcella. Saranno sorelle? Le sorelle non si somigliano. Allora sono zitelle e brutte. Certo, non sono belle, sono zitelle. Sì, sorelle zitelle. Non sole, poverelle, maestrelle. Maestrelle più brutte che belle. In qualità di maestrelle, sorelle, zitelle, più brutte che belle, abbiamo passato anni a fare i concorsi. Poi finalmente sono diventata maestra di ruolo a Cuso. E io sono stata trasferita nella scuola di Caro. E io dopo un anno in quella di Dumbria. Una sera a Dumbria, io a Caro, era diventato difficile stare insieme. Vedersi. Ci separavano 11 chilometri. Quando la notte andavo da lei. Quante volte sei venuta da me di notte? No, no. Quando di notte io venivo da te perché volevo vederti, avevo paura che qualcuno mi facesse del male. In quelle strade, buie, di notte, una donna sola, in campagna, tutti sapevano che sotto la gonna portavo un revolver. Era vero? No, in realtà avevo un coltello. Venivi sempre il sabato, mai durante la settimana. No, no, io venivo anche durante la settimana, sempre di notte e senza visita. No, non è vero, arrivavi il sabato pomeriggio e te ne andavi lunedì mattina. Una volta sono venuta da te. Era un mercoledì sera, me lo ricordo benissimo. Tu dormivi di fianco, come sempre. Sì. Ed eri calda, come sempre. Ma nel letto c'era un odore diverso, disgustoso, di maschio. Ma che fai? Sei impazzita? Chi è? Dimmi il nome. Che fai? Chi è? Un uomo è venuto a letto con te, ne sono te. Non c'è nessun uomo. Chi è? Un vicino. Non c'è nessuno. Ah, ho capito. È quel contadino con i baffetti che ti accompagna sempre quando tu arrivi a scuola. No, no, che dici? Ho visto a parlare con lui. Basta, Elisa. Si è infilato nel nostro letto. Avete fatto l'amore. Basta, Elisa. Basta. Fuori. Sai come ti chiamano i vicini? Non mi importa. Il civile. È che sembri un maresciallo della guardia civile. Ah, e a te come ti chiamano? Puttana, con quanti maschi vai a letto? Un maschio può avvicinarsi a me perché ci sei sempre tu a proteggermi. Tu, il più maschio dei maschi. Ti vanti di portare con te una pistola. Persino i bambini a scuola sanno che la maestra Elisa è in civile. Sotto la gonna ha un revolver. Quando qualcuno si avvicina a casa nostra, corri a riceverlo con l'ascia in mano. Quando ti ho detto che volevo tornare a casa da mia madre, ti sei bevuto una bottiglietta di Laura, mi hai detto che preferivi la morte a una vita senza me. Ma se mi lasci mia madre, ma smettila! Ti odio, è questo che mi devo aspettare da te. Ah, io ora prendo la pistola e mi ammazzo. Elisa! Anzi no, ti ammazzo. No, Elisa! Sono incinta. Incinta. E perché? Per noi. Elisa. Per noi. Per noi. Paranosotras. Ma questo l'ha capito che è una storia d'amore? A me sembra un cretino. Un cretino o un pretino? Forse sono troppo giovane. Ma che c'entra? Anche noi eravamo giovani, allora? Ma lui non è ancora in grado di capire una storia come la nostra. Vieni da Buenos Aires, no? Hai studiato, ma la mentalità da provinciale. Ah, senta, amor, ma al secondo te c'è
qualcuno al mondo in grado di capire la nostra storia? Non credo. Lui però è un cretino, lo sento. Hai scritto? Oh, un cretino? Elisa trovava il modo di litigare con tutti, col parroco, col preside, col farmacista. Una volta ha preso l'ascia in mano ed è andata di corsa fuori ad ammazzare la nostra vicina di casa. Ci avete ammazzato i cuccioli della cagna. Non avevamo le prove, fosse stata lei. Era stata lei. Ma non ne avevamo la certezza, però è stata lei a denunciarti per tentato omicidio. Sì, quella strega. Tutti ci odiavano, tutti ci parlavano dietro, eravamo le maestre zitelle più brutte che belle. La Nigna e il Sivillo. La Nigna e il Sivillo. Eravamo considerate pericolose, sì, cattive. In Galizia le donne come noi dovevano sposarsi o entrare in convento, non vivere da sole in campagna e senza un maschio. Quando le altre donne ci incontravano per la strada, si facevano il segno della croce. Per questo abbiamo deciso di separarci. Io ad Umbria ed Elisa alla Corugna. Da lì Elisa si sarebbe imbarcata per L'Avana, dove aveva dei parenti, una zia che l'avrebbe accolta. Me ne vado via, me ne vado a Cuba, siete contenti, maledetti! Era importante che tutti sapessero. Io mi sono tagliata i capelli. Ho comprato un vestito da uomo. Mi sono attaccata dei baffetti sotto al naso. Ho iniziato a fumare il sigaro e a sputare per terra nei bar. Ah, e a guardare il culo delle donne. Cosa che peraltro facevo anche prima. Era importante che tutti sapessero. Ho iniziato a scriverle delle lettere d'amore. Era fondamentale che lei le leggesse a voce alta davanti a quelle pettegole delle nostre vicine di casa. Carissima Marcella, da quando ci siamo conosciuti più di 10 anni fa alla Corugna, non ho fatto altro che pensare a te, ai tuoi occhi belli e intelligenti, alla tua passione per i libri, le poesie d'amore, a Baudelaire, Catullo, Quevedo, Shakespeare. Tra poco saremo di nuovo uniti, per sempre. Per sposarci, come sai, è necessario che io sia battezzato. Per questo motivo stamattina sono andato in chiesa a San Jorge, dove mi sono confessato con Don Vera Zain, il gesuita che tu conosci perché è stato per anni il tuo premuroso padre spirituale. È felice di sapere che stai bene e che ci sposeremo prima possibile e che andremo a vivere insieme ad Umbria. Intanto questa mattina è arrivata la notizia che a L'Avana Elisa sta meglio da quando ha cominciato a insegnare in una scuola di periferia. Sono felice per lei. Il caro gesuita ha riferito al parroco Victor Cotiella la mia intenzione di sposarti e io andrò presto ad incontrarlo. Ti penso sempre, mia amata. Tuo Mario Sanchez Lorica. Era importante che tutti sapessero, soprattutto il parroco. Sì. Jorge, sveglia, il parroco. Sì. Il parroco per il battesimo era fondamentale che io fossi battezzato. Ora pro nobis, nunc et in ora mortis nostre, abracadabra, qui pro quam barabacci cicco collubus in fabula. Padre. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Mario Sanchez Lorica, sono qui per il battesimo e la mia è una storia molto triste. Ah, sì, figliuolo. Unche di nora mortis nostre. Dimmi, dimmi. Sono nato alle 8 del mattino dell'8 settembre del 1869. Dal registro dei battesimi risulta che l'8 settembre è nata anche Elisa Sanchez Loriga. Oh, sì, 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 mia sorella è nata lo stesso giorno, ma nel 1862, 7 anni e 1 prima di me. Che coincidenza! Io ho conosciuto bene Elisa. Guardando voi mi sembra di vedere lei la stessa statura, la stessa voce, gli stessi modi, lo stesso carattere. Voi siete un uomo, vostra sorella, una donna. Sì. Come sta? Bene, bene, bene. Si trova a L'Avana da una nostra zia e sta molto meglio lì. Me ne compiaccio. Sì. La vostra storia molto triste? Molto, molto triste. Mio padre è morto prima che io nascessi. Ah, ho qui il suo certificato di morte. Ecco qua.
Eterno riposo. Nostra madre si è risposata poco tempo dopo con un suddito inglese residente alla Corugna, nostro patrigno. Si chiamava Dodds ed era un protestante. Ed è per questo che io non sono stato regolarmente battezzato nella chiesa di San Jorge come mia sorella Elisa. Nostro patrigno alla Corugna faceva l'insegnante e quando io avevo 8 anni ci siamo trasferiti a Londra, una città tristissima. Ma voi capite, signor Sanchez, che questi fatti che mi raccontate devono essere comprovati dalla autorità ecclesiastica. Il battesimo si potrà fare solo previa autorizzazione dell'arcivescovato di Santiago de Compostela e solo dopo aver frequentato il catechismo. Padre, io non so niente di catechismo, ma mia madre mi ha insegnato tutte le preghiere. No, figliolo! Le preghiere senza catechesi sono come il pane senza il companatico, una chiesa senza campanile, un uomo senza... Padre, a Londra nessuno fa la catechesi. Una realtà tristissima. Sì, io ero contornato da atei, da protestanti, ma tutto quello che ho sempre fatto è di ricordarmi che avevo un Dio. Don Deus. Addirittura? Sì. Bene. Leggetela. Allora, desidero apprendere a adorare, bere alla fonte sacra del cattolicesimo, la vera e sola religione della mia patria, e infine chiedo che le acque del battesimo purifichino la mia sciagurata esistenza. Sì, posso ricevere il battesimo, padre? Sì. Oggi, 26 maggio 1901, io, Don Victor Cotiella Somoza, in qualità di prete e parroco di San Jorge della Corugna, previa regolare catechesi. Tanta catechesi stamattina, io ho fatto tanta catechesi. Bravo. E ho ottenuto la necessaria autorizzazione di Sua Eminenza il prelato diocesano, battezzo solennemente, secondo quanto previsto dal rituale romano per gli adulti, il qui presente giovane Mario Sanchez Loriga, che per l'occasione accetta oltre al suo il nome di... José. Vabbè. Potete firmare l'atto? Grazie. Ah! Ide! Missa est! Ide! Grazie. Salutato il parroco, io mi sono rimesso il cappello, ho ripreso il mio sigaro, l'ho sputato per terra, era fatta. No, caro Hork, non era per niente fatta, perché ci serviva un testimone. Sì, Miguel! Elisa! Che ci fai qui? Perché ti sei vestita da uomo? Zitto, ma che succede? Non facevi la maestra a calo? Resta mascherata! No, io non è una mascherata. Io dopo attente visite mediche sono venuta a sapere che non sono una donna, ma un uomo. Ma che sta a dire? Se faccio, partiamo un attimo, ti faccio vedere che ce l'ho! No, non c'è bisogno, mi fido! Sono appena stato battezzato con il nome di Mario, perché devo sposare la mia fidanzata Marcella, che è incinta, e non vogliamo che il nostro figlio nasca illegittimo. È una storia incredibile. Sì, ma vera. A tal proposito, io sono venuto a chiederti se vuoi fare il nostro testimone di nozze. Vabbè, sposate pure! Sì, ci sposiamo. Non lo saprei, io però non mi aspettavo una cosa del genere maschile, ecco. Comunque. Sì, se ci tenete tanto. Ci teniamo. Grazie, sì, io sapevo che potevo contare su di te. E allora sì che era fatta, mio caro Horg. Ci aspettava il matrimonio. Il qui presente
Don Mario José Sanchez Lorica. Sì, lo voglio. E tu, Mario? Vuoi tu, Don Mario José Sanchez Lorica, sposare la qui presente Donna Marcela Gracia Ibeas? Sì, lo voglio. Consapevoli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e sostenerci l'un l'altro per tutti i giorni della nostra vita. Ci impegniamo ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarci e a educarli secondo la parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa. Noi promettiamo di amarci fedelmente, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di sostenerci l'un l'altro per tutti i giorni della nostra vita. Amen. Era l'8 giugno. L'8 giugno del 1901. Una giornata bellissima. Saremmo dovute subito scappare in America, a Buenos Aires o a La Habana. O meglio ancora in Portogallo, che era lì vicino. Tutto tranne che tornare ad Umbria, dove ci conoscevano tutti. Sì, però abbiamo pensato, ci sono cascati alla Pomugna e ci cascheranno anche ad Umbria. Dopo la cerimonia, il brindisi, il saluto al parroco, 3 Ave Marie, 3 Paternoster, siamo tornati ad Umbria. Signora, le presento mio marito, Mario Sanchez Loriga. Ci siamo conosciuti stamattina alla Corugna. Sposati stamattina alla Corugna. Ma quella è Elisa, quella donna è Elisa. Ma no, che dice? Mario è il fratello di Elisa, è vero, si somigliano molto. Ma Elisa in questo momento si trova a La Habana da sua zia. Io e Mario stiamo andando a casa nostra. Non è donna Elisa? Allora è il diavolo che ha preso il suo corpo! Mario si lisciava i baffetti e si aggiustava il cappello. Io gli aggiustavo il colletto della camicia, il gilet, la piega dei pantaloni. Lo toccavo continuamente, come per proteggerlo dagli sguardi della gente. Ci siamo avviati mano per la mano verso casa nostra. La gente ci guardava. Quella è Elisa vestita da uomo! Pensavo che lei è il diavolo in persona! Molti, dopo averci visto passare, si facevano il segno della croce. No, Mario è il fratello di Elisa! Ah, ma chi ci crede? Si vede benissimo che è Elisa vestita da uomo! E allora ti metti giù i pantaloni e facci vedere in opera! Vieni qui, che ti spacco la faccia! Il giorno dopo ci è venuto a trovare Federico Pomar, medico e confidente del parroco. Io suonavo la chitarra nel patio. Proprio come faceva sempre Elisa. Il medico ha preso la chitarra di Mario e ha iniziato a suonare una canzone allusiva sulle donne che cambiano faccia e sentimento con troppa facilità. Mario allora gli ha strappato la chitarra di mano. Basta! Umbria è un paese di merda, abitato da gente di merda! Il medico è tornato ad Umbria e ha riferito al parroco quello che aveva visto. Don Varela allora ci ha convocato e ha chiesto di parlarne in privato. Benedetta figliuola, se la cosa si viene a sapere, passerete dei buoni grossi. Ma perché, padre? Mario è il fratello di Elisa, è vero, si somigliano molto. Ve ne dovete andare subito, altrimenti io sarò costretto a denunciarvi alla guardia civile. No, padre! Mario è un uomo e io sono incinta di lui, anche per questo ci siamo sposati. Dio, non dite eresie, sarete accusate di travestimento e blasfemia, ve ne dovete andare subito. Marcella, anzi, no, tu puoi restare, ma Elisa se ne deve andare via per sempre. No, padre, Mario resterà con me perché è il padre del figlio che ho in grembo. Oh, Marcella, non bestemmiate, pentitevi e confessatevi. Il padre mi ha trascinato davanti all'altare della Vergine. Allora, Mario ha sfondato la porta. E ci ha raggiunto una mano nella tasca, come per dare l'idea che avesse con sé una pistola. Marcella! Marcella, padre, statemi bene a sentire. Primo, non toccate più mia moglie o vi denuncio. Secondo, fino al 15 maggio di quest'anno sono stata Elisa Sanchez Loriga.
dall'8 di giugno sempre di quest'anno sono Mario Sanchez Origa, Mario l'ermafrodita, ha capito bene padre? Ermafrodita! Prendetene atto voi, i bifolchi galiziani, le pettegole, i medici, i farmacisti, i vescovi e l'arcivescovi, e ora, se permettete, andiamo a casa, mia moglie è incinta e non si deve stancare. Amen. Mario, Lisa, sì. Te chiedo. Marcella. La scienza, naturalmente, propone una definizione esatta di ermafrodita. Dunque, si intende per ermafrodita l'unione di due sessi in un unico individuo. Per essere più chiari bisogna introdurre... Bisogna introdurre cosa? Il concetto di ermafroditismo, dunque. Si intende per ermafroditismo nell'uomo e nella donna la conformazione viziosa e depravata delle parti genitali, disposizione per la quale il soggetto... Sì. Sembra appartenere a un sesso al quale in realtà non appartiene. Potrebbe essere un maschio con un apparente sesso femminile, potrebbe essere una femmina con un apparente sesso maschile. Insomma, anche dopo un attento esame scientifico, anche dopo ripetuti palpeggiamenti clinici, non è dato sapere se la viziosa e depravata conformazione appartenga a un uomo o a una donna. La scienza. I vicini si sono sentiti ingannati, i folchi sì, i idioti no. I giovani che avevano fatto la corte a Marcella, soprattutto il contadino con i baffetti, si sono sentiti feriti nel loro orgoglio di maschi virili, hanno cominciato a circondare la casa, a urlare come pazzi! Vieni fuori, Elisa, vogliamo vedere il civile, vogliamo vedere la maschiaccia, vieni fuori, puttano, mignotto, maschiaccio! È stato proprio lui, il contadino con i baffetti, a usare quella parola che gli altri ignoravano. Lesbica! Hanno fatto così tanto rumore e così a lungo che la notizia è finita sul giornale. La Voz de Galicia ha titolato Matrimonio senza uomo. Dovevamo fare qualcosa, subito. Tutti volevano vedere, toccare, sapere cosa avesse Mario tra le gambe. Quale fosse il sesso di una persona che prima era donna, poi era uomo. E alla fine ermafrodita. Andate via, andate via! Basta, prendiamolo a bastonate! Lasciatemi stare, non mi toccate, non mi toccate! Va bene, sappiate che Mario è Elisa, ma è più maschio che femmina. Quindi... suo marito è una donna, ma nell'intimità è più maschio che femmina. Come può una donna essere così uomo da mettere incinta un'altra donna? Ma che ne so io? Sono una semplice maestra elementare. Caro giornalista, dopo aver letto con preoccupazione la notizia sui giornali, il parroco di San Jorge ha ricevuto una lettera dal suo collega di Dumbria. Abbiamo fatto bella! Abbiamo sposato due donne. Non può essere. Si tratta sicuramente di pettegolezzi. Devo parlare col padrino, con la madrina. È un equivoco. Dove c'è stato l'errore? Al battesimo, al matrimonio. La stampa ha preso sicuramente un abbaglio. Che abbaglio, che sbaglio. Ma io conoscevo bene Elisa. Elisa è più alta, più grande, più vecchia di Mario. Elisa è in un certo senso più maschia di Mario. Padre, sapete bene, Elisa si trova a La Habana con la maestra e sta molto meglio. No, non mi basta questa dichiarazione, io ho bisogno di prove, prove certe. Va bene, padre, adesso gli sbottoni, li controlli qua in chiesa davanti alla Beata Vergine. Ma che ti sei impazzito? Se non ti confessi subito e non mi dici la verità, io chiamo un medico e la guardia civile. Non vi alterate, padre, proprio qui, davanti alla Beata Vergine. La verità! Va bene, padre, non vi alterate, io vi dirò la verità. Elisa non si trova a La Habana, ma bensì in Inghilterra, a Londra, una città tristissima, dove ha trovato lavoro come segretaria nella ditta del fratello del mio patrimonio. Ma basta! Mica di distrito! Tu sei Elisa! Ma io sono Mario! Subito a chiamare la guardia civile! No.
chiamare la guardia, sì, vi prego, io vi dirò tutto. Che il Signore sia nel tuo cuore e tu possa confessare i tuoi peccati, darti il segno della croce. Padre, fin dalla mia infanzia e giovinezza io ho sempre portato le gonne, ma crescendo, piano piano, io mi sono sentita più maschio che femmina. E allora, dopo aver consultato un luminare della scienza, un grande medico, un professorone, io sono venuta a sapere che sono un ermafrodita e che quindi posso scegliere il sesso maschile perché, come dice il medico padre, è in me prevalente. Che Dio ti perdoni, Elisa. Per le bugie, lo scandalo e l'eresia! Andrò subito in commissariato, parlerò con l'arcivescovo, col parroco di Dumbria, interrogherò i parenti e soprattutto farò in modo che tu possa essere visitato da un medico autorizzato dal tribunale ecclesiastico. Se risulterà che sei donna, la Santa Romana Ecclesia annullerà il battesimo e il matrimonio. È in ginocchio! Tu e Marcella andrete a chiedere perdono al santuario di Santiago de Compostela. Pregherete Dio, adorerete la Vergine, implorerete i santi e in lacrime chiederete perdono per i vostri peccati, per i quali meritate solo le fiamme dell'inferno! Elisa! Mario! Dove sei? Dove state? Per sfuggire alle fiamme dell'inferno. Siamo scappate a Oporto. Avevamo solo 300 pesetas e sono finiti in fretta. Io ho trovato lavoro in una sartoria dove mi chiamavano Pepe e Marcella è diventata cameriera al caffè lisbonese. I giornali portoghesi non si occupavano di noi, nessuno ci conosceva, quindi quello è stato un periodo sereno, ma breve, purtroppo. Le autorità spagnole ci cercano, Marcella, il giudice e istruttore della Corugna ha spiccato un mandato di cattura nei nostri confronti. Sulla base di numerosi testimoni che giuravano di averci visto a Oporto, il giudice ha inoltrato la richiesta di arresto alle autorità portoghesi. La polizia si è presentata alla nostra pensione. C'ero solo io. Marcella era uscita. Mi hanno chiesto i documenti, avevo solo quello di Marcella e gliel'ho mostrato. Il suo? Un momento. Sono andata in camera. Ho preso l'unico documento che avevo, che era un certificato di residenza falso. L'ho tuffato in una brocca d'acqua e gliel'ho portato. Caporale, purtroppo si è bagnato, ma si può leggere lo stesso. No. Prego. José Mal Sánchez Martínez, siete voi? Sì, certo, sono José. Signor José, non è possibile che voi e vostra moglie abbiate due certificati di residenza. Se foste davvero marito e moglie, dovreste avere un certificato di residenza, valevole per entrambi. D'accordo, caporale. Domattina Marcella e io andremo al consolato spagnolo e sistemeremo. No, signor José, perché voi verrete in commissariato con noi subito. E perché? Perché noi sappiamo che voi siete una donna. No, questa è una calunnia. Io sono un uomo e posso dimostrarlo perché ho qui il mio certificato di battesimo. No, non ci serve il certificato di battesimo. A noi basta una prova molto più semplice. Che prova? Dovreste avere più rispetto per gli stranieri. Facciamo così. Tanti siamo tra uomini. Che problema abbiamo a dimostrarlo? Facciamo come se fossimo ai bagni pubblici. Ci sbottoniamo i pantaloni e... E dovreste avere più rispetto per gli stranieri e non umiliarli. Signor José, se siete davvero un uomo, sbottonatevi i pantaloni e tiratelo fuori. Io non subirò questa violenza. E ci hanno portato in commissariato.
Mi chiamo José Mal Sánchez Martínez e questa è mia moglie Marcela Gracia Ibea. Gracia, non Garcia, Gracia. Sì, lo ammetto, nella sartoria dove lavoro mi chiamano Pepe, ma il mio vero nome è José. Non so chi sia Mario Sánchez Loriga. Sì, sono José e quello è il mio certificato di battesimo. C'è scritto Mario perché io ho sposato Mario, ma... La cosa, non so perché. Il figlio è di José. Il figlio che ho in grembo, signor commissario, non è dello Spirito Santo. Sì, il figlio che nascerà è mio. Il padre di mio figlio è José. Certo che sono io il padre. E va bene, vi dirò la verità. Quando eravamo alla Corugna, mio marito si chiamava Mario. Ma qui io porto mi chiamo José. E alla sartoria dove lavora non si sa perché lo chiamano Pepe. Ma sono Mario e sono un uomo. Lasciateci in pace, lasciateci libere. Sì, ha detto libere perché anch'io sono una donna. Mi chiamo Elisa e sono il padre del bambino che Marcella ha in grembo. Ma perché non ci lasciate vivere in pace? Che vi abbiamo fatto? Sono una donna, non c'è bisogno che il caporale mi guardi tra le gambe. Ma fate a non capire questo tipo di concepimento. La natura è miracolosa, signor commissario. E va bene, signor commissario, se vi può far comodo. Il figlio, il padre di mio figlio potrebbe anche essere lo Spirito Santo. Non è reato essere incinte. Ma perché dobbiamo andare in carcere? Ma di cosa ci accusate? Non è possibile. Oh, falsa identità, travestitismo, blasfemia. Non è vero, signor commissario. Elisa e io non siamo affatto uno scandalo. Concluso l'interrogatorio, il commissario ha ordinato di condurci in carcere. La voce delle due maestre spose era sulla bocca di tutti. All'uscita del commissariato c'era una folla, di giornalisti come lei. Volevano sapere tutti i dettagli, le cose più intime, più scabrose. Ma insomma, il marito è un uomo o una donna? Pare sia un ermafrodita, mezzo uomo, mezza donna. Ah, e dove lo mettono in carcere l'ermafrodita? Ma tra gli uomini o tra le donne? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Non lo dite mai, non lo dite mai! Ho bisogno di Elisa! Ho bisogno di Elisa! Ho bisogno di Elisa! Ho bisogno di Elisa! È libertà che è già imprigionata. Il paradosso e vado cercato. Infermità ora curata, piccolo spazio, abisso profondo, la nostra amicizia, appena nata, gira e rivolta, l'amore del mondo. Tanto la polizia ha tramestato, rovistato, palpato, perquisito. Hanno voluto vedere quello che non si può vedere, toccare, annusare, strofinare, per capire come si può fare. Il poliziotto è diventato pazzo per capire come si fa. Senza cazzo. A strofinare. A concepire una ragazza senza ragazzo. A partorire poi un bebè senza un padre. Un bebè senza un perché. Un bebè senza un padre. Un bebè con doppia madre. Il 21 agosto del 1901 iniziò il processo. Ci siamo presentate insieme in tribunale e mi hanno obbligata a rimettere i vestiti da donna. Silenzio! Silenzio in aula! Signora Elisa Sánchez Loriga, siete qui convocata per rispondere alle imputazioni di assenza di regolare documentazione. Siete altresì accusata di travestitismo. Silenzio! Di indossare abiti che non sono del vostro sesso. Marcella? Cosa ha fatto Marcella? Voi, signora Marcella Gracia Ibeas, siete accusata di complicità con la vostra...
con la vostra amica. Silenzio! O faccio sgombrare. Riprendiamo, silenzio. Signora Marcella, perché vi siete sposata con Elisa Sanchez Loriga? Perché ero convinta che fosse ermafrodita. Su che cosa basavate questa vostra convinzione? Elisa era affettuosa con me. Sentivo che era una donna, ma anche un uomo. Silenzio, faccio sgomberare l'aula! Prego. Era affettuosa. Mi sentivo protetta, al sicuro. Stavo bene con lei. Quali erano i rapporti con vostra madre? I rapporti con mia madre erano cattivi. Non ha mai risposto alle mie lettere. Non è voluta venire al nostro matrimonio. Vostra madre sapeva che il matrimonio era illegale. È possibile. Io credo che si comportò da cattiva madre. Sono convinta sia stata lei a divulgare il caso alla Corugna per danneggiarci, per creare uno scandalo. Vostra madre conosceva Elisa fin dai tempi della scuola e sapeva che era una donna. Signor giudice, lo so, il nostro è stato un gesto imprudente, folle, e io mi pento di quello che abbiamo fatto. La verità è che noi non immaginavamo tanto dolore, tanta tristezza. Signor giudice. Sì. Interrogherete anche Elisa adesso? Sì, certo. Lei non parla portoghese, ma noi comprenderemo tutto lo stesso. E al termine del processo cosa accadrà? Molto probabilmente verrete estradate in Spagna e tornerete alla Corugna. No. Alla Corugna, no. Silenzio in aula! No, no, alla Corugna, no, che vergogna! Signora Elisa Sanchez Loriga, quando avete deciso di mettere in scena il matrimonio? L'ho già ripetuto non so quante volte. E ripetetelo ancora una volta a questa corte! Ho sempre provato una sincera amicizia per Marcella, fin dai tempi della scuola alla Corugna. Ma quando eravamo a Dumbria, Marcella era vittima delle persecuzioni feroci di un contadino vicino, un contadino con i baffetti che la seguiva da casa a scuola, da scuola a casa, la molestava e le chiedeva in continuazione di sposarsi con lei. Allora Marcella e io abbiamo deciso il travestimento, io sono diventata Mario e ci siamo sposate. Questo è reato, lo capite, è vero? Io ho fatto tutto questo per amore e per proteggere Marcella. Signora Elisa, di chi è il figlio che la signora Marcella ha in grembo? Signor giudice, aspettare un bambino non è reato. Silenzio! Faccio sgombrare l'aula! Per i reati a nostro carico pensavamo di cavarcela con una cauzione. Sì, una cauzione che avrebbe dovuto pagare il signor Nogueira, proprietario del caffè lisbonese, nostro amico in Portogallo. Ma il giudice ci disse che era impossibile. Le autorità spagnole avevano richiesto la nostra estradizione. Dovevamo essere processati di nuovo alla Corugna. Ce l'aspettavano il parroco di San Jorge, il vescovo di Santiago e la madre di Marcella con tutto il suo odio per me. Ci aspettavano per l'annullamento del battesimo e delle nozze. Oh, mio peccatore! Avevano già trovato i testimoni sia per il processo penale che per quello ecclesiastico. Tra questi, mia madre. Secola, secolorum! Ci aspettavano il disprezzo, il carcere, l'umiliazione. L'atto di dolore, il pentimento, le ame. Mia madre mi aspettava. Di chi è il figlio che è in grembo? Puttana, mia figlia Marcella è una puttana! Sempre meglio puttana che lesbica, ma sì. Perché una puttana ogni tanto può essere degna di rispetto, ma una lesbica mai. Oh, lesbica? Ma che significa lesbica? Qualcosa contro natura. Contro natura? Contro natura! Oh, è un peccatore, allora, Secola, secolorum. Amen. Alla fine delle udienze il giudice di Oporto ha detto che dovevamo rimanere in carcere in attesa dell'estradizione.
dormivamo in celle singole. Però almeno potevamo stare insieme tutto il giorno nella sala comune. Sì, i pasti ce li portavano dal caffè Disponenze, dove il signor Nogueira si era messo a fare una colletta per aiutarci. Era riuscito a raccogliere 35.500 reales. Un donatore anonimo ci aveva fatto per venire in carcere 1.500 reales. Anche il Journal de Noticias aveva organizzato una colletta. Un fotografo, José Rodríguez, ci aveva dato 15.000 reales. 17.000. Sì, 17.000, sì. Per le 34 copie della nostra foto vendute alla stampa. Alla fine avevamo 77.000 reales. Era nato come una specie di movimento popolare. Gli spagnoli residenti a Oporto e un gran numero di portoghesi avevano scritto al ministro di Grazia e Giustizia spagnolo per chiedere clemenza. Pregavano le autorità affinché ci lasciassero vivere in pace in Portogallo. Non avevamo commesso nessun crimine, eravamo considerate sorelle inseparabili, due sventurate che dovevano essere aiutate. Chiedevano l'aiuto della regina di Spagna, del re del Portogallo, affinché ci lasciassero vivere in pace a Porto. Non avevamo commesso nessun crimine. Non era un crimine per me essere battezzato e sposarmi in qualità di uomo. A Porto avremmo potuto far nascere e crescere nostro figlio senza subire la vergogna di un nuovo inutile processo in Spagna. Il 29 agosto del 1901 siamo state liberate. Elisa! Davanti al carcere abbiamo trovato una folla ad attenderci, in maggioranza donne! Viva Marcella, viva Elisa, Marcella, viva le spose! Si erano diffuse le voci più strane sul nostro comitato. Ah, le signorine Elisa e Marcella saranno accolte in casa del signor Nogueira, proprietario del caffè Disponenze. Cuciranno i vestiti, faranno il borgo ai pantaloni. Dicono che siano bravissime in questi lavori. Finalmente le maestre spose libere, felici, come due sorelle in amore! E dopo il carcere crudele, ecco la dolce luna di miele. Intanto la pancia di Marcella cresceva e il nostro progetto, dopo il caro Horg, era quello di andare tutti insieme a Buenos Aires. Tutte e tre a Buenos Aires. Ci servivano dei documenti validi per l'imbarco e così ho contattato un avvocato. Il nostro avvocato doveva regolarizzare la nostra posizione in Portogallo e soprattutto preparare la nostra fuga in America. Alle 10 del mattino del 1902 è nata nostra figlia Enrichetta, che lei ha incontrato a Buenos Aires. Tutti i giornali ne hanno parlato. Sì, ecco il frutto del finto matrimonio delle due spose. Una bambina. Una bambina bella e forte. Nata il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Il 6 gennaio, il santo giorno dei Re Magi. Ora pro nobis.
Noi pensiamo che Marcella, prima di aver dato alla luce la bambina, fosse immacolata. Vergine. L'Immacolata, la Vergine. L'Immacolata Vergine Marcella. Noi pensiamo che Marcella sia da considerare come la moglie Vergine Madre Immacolata. Anche l'ostetrica da noi interrogata non esclude questa possibilità. Ah, non la escluda affatto, anzi. La scienza afferma inoltre che la possibilità che una partoriente presenti la conformazione vaginale di una vergine sia una cosa possibile. Oh. Quello che la scienza lo dice è come avvenne la fecondazione. Per generazione spontanea. Oh. Cioè? Come i lombrichi. Oh, i lombrichi. Lombrichi. Ma certo, lumbricus, lumbrici, seconda declinazione. Ecco la spiegazione. Ecco la spiegazione. Scientifica. E insomma, in fondo, alla gente, cosa importa chi sia il lombrico, cioè il padre della bambina? Appunto. Oramai non potevamo più rimanere in Portogallo. Il mandato di estradizione per la Spagna sarebbe arrivato prima o poi. I giornali ci stavano addosso. Il nostro avvocato ci ha fatto avere due nuovi documenti d'identità. Io sono diventata Maria Sanchez. E io Carmen Gracia. Io sono arrivata per prima a Buenos Aires. Ed era il 15 maggio del 1902. Io l'ho raggiunta il 13 ottobre con Enrichetta. Io avevo trovato una piccola casa nel bar di Cavallito. Avevamo pochi soldi e così abbiamo iniziato a lavorare come domestiche. Nostra figlia cresceva. Sì, nostra figlia cresceva, ma questa è un'altra storia. Ah sì, questa è un'altra storia e non è quella che lei voleva sapere, altrimenti... Lo vuole un bicchiere di vino? Ha fame? Forse ha sonno. Ma che si è addormentato? È un cretino. È un cretino? È morto di sonno. Lo svegliamo? Lo vuoi tu un bicchiere di vino? Sì, lo voglio. Secondo me è anche un morto di fame. Hai visto com'è magro? Ma sarà. Tieni. Grazie. Quando al processo mi hanno chiesto perché mi sono sposata con te, ho risposto che ero convinta fossi ermafrodita, invece dovevo dire la verità. Sai benissimo che a questo mondo non si può dire la verità. Avrei dovuto dire. Ho sposato Elisa per amore. L'ho amata dal primo istante in cui l'ho vista. Ho sentito subito una forte attrazione per lei. Se tu avessi detto la verità, ci avrebbero fatto morire in prigione o peggio ancora in manicomio. Signor giudice, ho sposato Elisa per amore. E visto che questo è un processo all'amore, signor giudice, signori della corte, io sono colpevole di almeno 3 reati capitali che offendono le regole della natura, oltraggiano il regno di Spagna e insudiciano tutta la sfavillante porpora di Santa Romana Ecclesia. Il primo reato, gravissimo, è che io sono perdutamente innamorata di Elisa, ma questo ve l'ho già confessato. Il secondo, ancora più scandaloso, direi più ripugnante del primo, è che Elisa e io insieme siamo una famiglia. E terzo, peccato mortale, per il quale meritiamo di morire presto, signor giudice, signori della corte. Elisa e io avremo una figlia che crescerà con noi, libera, felice, bella, serena. Meritiamo di morire, signor giudice. Non chiediamo la grazia, non invochiamo attenuanti. Solo vorrei chiedervi, signor giudice, questa è proprio l'ultima domanda
di una condannata a morte. Voi siete mai stato innamorato? Si è svegliato? Chi? Il cretino. Il cretino si è svegliato. Oh, 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 cretino, guarda che tra 40 minuti ti parte la... Fermati lì, sai, non ti muovere. Aspetta. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 pesos? Sì, ma qui ci sono 20 pesos in più. Allora non sei del tutto cretino. No, non sei del tutto cretino. Oh, c'è anche una lettera. Care mamme, ma è delicata, ma perché non c'era andata prima? Care mamme, non ve l'ho detto prima perché avevo paura che le cose andassero male, ma ora, dopo quasi 7 mesi di una gravidanza difficile e tormentata, non posso confermare con gioia, sto per diventare mamma anch'io, io non ci posso credere! E quando il giornalista Jorge Luis Borges vi porterà questa lettera, mancheranno 3 o 4 giorni al parto. Da parte mia i 20 pesos in più sono per voi, da parte mia sono per il vostro viaggio a Buenos Aires. So che non vi piace la grande città, ma sono sicura che vorrete venire a vedere il vostro nipotino, la vostra nipote! Perché non ce l'hai detto prima, giornalista di merda? Dobbiamo partire subito, chi va a parte la corriera, la valigia! La valigia, chi la prendo io? La valigia la prendo io. Aspetta, Marcella, mi raccomando, come sempre, solo l'indispensabile. Sì, sì, il libro? Sì, il libro. La foto? Dove l'hai messo? La benedizione di Miguel? No, ma Marcella, dove l'hai messo? Dove l'hai messo? Dove l'hai messo? Dove l'hai messo? Qui. Marcella? Sì? La pistola o il coltello? Tutti e due. Che vuol dire che non sei solo giornalista? Cosa sei allora? Scrittore, poeta. Così giovane, così bene, allora durante il viaggio parleremo di poesia, vediamo se sei preparato. Ora aiutaci, chiudi il cancello dell'orto, su! Io, ho preso la chitarra, io sono pronta. Sì. Ma sarà maschio o sarà femmina? Sarà femmina. E sei maschio? Lo chiamiamo Mario. Giusto? Sì. Andiamo? Andiamo, siamo pronti? Sì, noi siamo pronte. Sono pronte. Il pretino è pronto? Bene, andiamo. Thank you.